Buonasera, eh, benvenuti al, ad un nuovo incontro qui presso Diaus Laboratorio Urbano. Eh, vorrei salutare eh, sia gli ospiti presenti sia gli ospiti che sono eh, connessi in remoto, i relatori anch'essi sia presenti sia collegati in remoto. E eh, salutare anche quelli che sono i partner di The House che, eh, promotori insieme a noi del progetto, ci permettono di eh, realizzare anche questi appuntamenti, questi incontri eh, su uno dei temi che eh, sono un po' i pilastri di eh, The House. Perché The House: eh, i tre pilastri fondamentali di The House sono la ricerca e sviluppo, le tecnologie. E la eh, sostenibilità, che poi trasversalmente investe tutti i settori. Ehm, All'interno di The House c'è anche un'Academy che da marzo inizierà le proprie attività, e potete vedere sul nostro sito quelle che, so, <coughs> che sono i, i, le proposte. Ovviamente il focus è sempre, eh, sono sempre le tecnologie, che sono il fulcro, eh, il motore un po' dell'attività di, di The House. Perché queste tavole rotonde, che sono anch'esse di supporto alle attività di progettazione? Perché The House è un contenitore, un contenitore di contenuti, di attività reali, è un contenitore di esperienze e queste tavole rotonde, in collaborazione con la PLEF, Planet Life Economy Foundation. Eh, sono eh, dedicate alla, un po' alla sensibilizzazione ma anche poi a quelle che sono delle riflessioni sul tema specifico della sostenibilità. Eh, siamo alla quarta eh, tavola rotonda, evoluzione digitale per una moda sostenibile, dopo averne fatte altre tre che non sto a ricordare ma che ovviamente potete guardare sul nostro sito. Perché? Perché in maniera pratica, in maniera concreta, eh, eh, stiamo, eh, sia per noi come manifattura, sia per quelli che sono i nostri partner, ma anche per quelli che sono i nostri clienti, vogliamo un po' dare quelle che sono delle indicazioni, ma anche dei supporti concreti al, ad un pro, a, alla progettazione fino a, finalizzata anche alla produzione, cioè intervenire in tutte le fasi del processo creativo e produttivo in una maniera più sostenibile possibile. Ovviamente sappiamo che la sostenibilità è attendere, la sostenibilità è una cultura, è un modo di lavorare, sappiamo che la moda è in ritardo ovviamente su questi temi, non ci metterà eh, diciamo, un anno, non ci metterà tempi brevi a realizzare quelli che saranno dei prodotti veramente... Eh, eh, sostenibili, diciamo così, al 100%, per cento. sappiamo che dobbiamo lavorare tutti in questa direzione. Quindi quello di oggi è un po' eh, un esercizio, ma non è tanto un esercizio, perché poi effettivamente eh, noi eh, con il progetto eh, di blockchain della regione per esempio Abruzzo, eh, si chiama il progetto ABC Abruzzo Blockchain. Eh, abbiamo proprio iniziato a fare dei percorsi tracciati di prodotti e, infatti, spero che eh, alla fine di questa tavola rotonda eh, possiamo proprio un po' lanciare un progetto di eh, prodotto tracciato eh, anche diciamo, con questo eh, strumento digitale che è la blockchain, quindi realizzare dei prodotti che effettivamente eh, possono essere interpretati diciamo così, eh, quanto più sostenibile possibile nei vari processi, nei vari percorsi. Eh, a ragionare su, questo, eh, su questi argomenti io ringrazio i relatori che nell'ordine diciamo, in cui li coinvolgerò sono Marina Spadafora, eh, Design and Sustainability Advisor, eh, Birgit Galen, eh, Research and Development Manager di Woolmark Company, Costina Costaforu, eh, 3D Fashion design, Designer, Enrico Toson, Regional Marketing Manager di Stratasys e Nicola Di Marco Berardino, Direttore Generale della Bone Factory. A supportarmi in questo, un po' come supervisore di tutto questo percorso, di questo lavoro che faremo oggi, è ehm, Paolo Ricotti, fondatore di, eh, di Plef. Quindi io vi ringrazio tutti, eh, lascio la parola a Paolo Ricotti se anche lui vuole eh, supportarmi in questa introduzione. Grazie. Grazie Loretto. Eh, devo dire che l'incontro di oggi è un incontro molto interessante perché come tu dicevi il settore tessile è un settore che in qualche modo ha grandi problematiche collegate ai temi della sostenibilità, quantomeno sul fronte diciamo, del riciclo e riutilizzo dei materiali. I temi che oggi tratteremo sono tutti molto interessanti e trattano la materia dal punto di vista proprio tecnologico, non solo tecnologico, ma anche delle buone pratiche, quindi vedremo delle cose molto interessanti. Ci tenevo però... Uh, proprio in apertura sottolineare un aspetto che hai appena accennato, cioè il tema della sostenibilità non è un fatto di poter acquisirla al 100% o di poterla acquisire velocemente. Eh, la sostenibilità è un, è un processo, è un processo che si sì, autoalimenta e si continua a sviluppare. Quindi eh, vedremo evoluzioni non solo adesso che ci sono già ma le vedremo soprattutto nel futuro. E devo anche dire, eh, dal punto di vista proprio gestionale di impresa, che la sostenibilità non può essere un obiettivo. Noi lo consideriamo un vincolo, cioè un elemento assolutamente necessario. Cioè, in poche parole, se tu non vai nella direzione della sostenibilità, esci dal mercato, prima o poi, perché i consumatori, i mercati tendono ad andare in quella direzione. Tuttavia il problema centrale di un'impresa non è solo quello di osservare le tecnologie, i modelli, tra virgolette, che ci vengono suggeriti non solo dal nostro paese ma anche a livello internazionale, ma soprattutto quello di saper fare strategia, strategia competitiva e quindi trovare le proprie nicchie di mercato in una logica possibilmente in cui gli investimenti... Si autoalimentano sulla base dei risparmi che l'impresa ha proprio nell'attuazione dei propri processi produttivi. Quindi, massimo orientamento alla smaterializzazione di tutti i processi, velocizzazione della supply chain, analisi di quelle che sono le nuove tecnologie, possibilmente bioimitative, quindi assolutamente sostenibili, e quindi grande attenzione a come si evolvono i mercati, non solo nazionali ma anche in internazionali, seguendo il più possibile quelli che sono i dettami dei principi naturali che regolano poi i, i grandi temi della sostenibilità. Però non voglio fare nessun discorso particolare, magari mi permetterò di fare qualche considerazione durante questo seminario, per cui eh, vorrei semplicemente ringraziarvi nell'invito e di caldeggiare questa bella discussione che oggi vedremo. Grazie. Paolo, grazie a te. E quindi passo la parola a Marina Spadafora, eh, Design and Sustainability Advisor. E Marina ci parlerà della progettazione e dell'ecodesign e di come la sostenibilità può essere un driver nella concezione e nello sviluppo dei prodotti. È un po' anche una domanda, Marina. Grazie. Vi ringrazio, ehm, sono felice di essere presente eh, ancora una volta qui col gruppo di eh, House e Dylan e oggi eh, parlerò di come il design e il designer può essere veramente il primo mattoncino nella costruzione di una casa sostenibile. Perché la creatività può essere messa al servizio di giustizia sociale e ambientale, e questo è veramente un, un punto che io faccio spesso e volentieri nelle università dove insegno, dove i ragazzi si approcciano al mondo della moda, ma io credo che sia fondamentale che oggi inizino a farlo immediatamente con un approccio sostenibile. Quindi come dicevo eh, c'è più pa consapevolezza oggi eh, nella design room proprio da parte dei designer che vogliono maggiori informazioni sul tipo di materiali e di tessuti e di filati che andranno a utilizzare per le proprie collezioni. Questo è un atteggiamento eh, che sta dilagando, diciamo che è molto più semplice per una startup di design iniziare sul piede giusto immediatamente e quindi iniziare con una consapevolezza di materiali, operativa e eh, di design, mentre nei brand più stabiliti abbiamo eh, diciamo una No, scusate, ma siamo, siamo andati avanti troppo veloci, grazie. <ride> Nei brand, quelli più established, come si dice, ci sono eh, purtroppo degli atteggiamenti e dei modi di fare che non aiutano questa transizione. Però sappiamo anche, appunto, come diceva Paolo e anche Loreto prima che anche i gruppi eh, del lusso, del luxury, si stanno muovendo in questa direzione di sostenibilità perché eh, si rendono conto che il mercato sta andando in questa direzione e si stima che chi non eh, investe adesso in sostenibilità avrà delle perdite molto serie, anche del 30% del fatturato, nei prossimi dieci anni. Quindi è veramente un macro trend che chiaramente non coinvolge solo il mondo della moda, ma coinvolge tutti i settori eh, manifatturieri e, e di più. Quindi eh, durante la pandemia il settore moda italiano ha perso eh, un totale di, del 27% dei ricavi e questo è stato chiaramente molto, molto pesante sull'industria. Mentre abbiamo visto un trend opposto per quanto riguarda i brand eh, sostenibili nel campo della moda, che hanno guadagnato un 8,7% e continuano a salire. Quindi durante la pandemia non hanno avuto una battuta d'arresto, ma grazie alle vendite online sono continuati a crescere. Questo ci dà la cifra di come questi due movimenti... Eh, quello tradizionale eh, basato sull'economia lineare stia perdendo campo, mentre quello innovativo sostenibile basato sull'economia circolare stia veramente guadagnando una grossa fetta di mercato. E si stima che nel, entro il 2023 eh, raggiungerà eh, 6,8 miliardi di fatturato a livello mondiale. Quindi. Eh, chi acquista tessuti adesso ha bisogno anche di avere eh, delle assicurazioni da chi glieli vende, soprattutto in forma di certificazioni. È molto importante perché c'è un grande, come direbbe Greta, bla 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 sul io sono sostenibile, io ho il tessuto sostenibile, però dobbiamo andare, cioè, dobbiamo diventare un po' più seri su questo, bisogna avere, veramente vedere quali sono questi tessuti eh, sostenibili. E quindi eh, anche eh, Fashion Revolution che io rappresento ha lanciato un nuovo hashtag eh, che è eh, noi siamo nati con l'hashtag who made my clothes, quindi chi ha fatto i miei vestiti per puntare il dito e l'attenzione eh, sui 70 milioni eh, di persone che lavorano nella filiera tessile oggi. Ma who made my fabric è il nuovo hashtag ed è ancora più importante perché è proprio in questo campo che inizia la sostenibilità, fin dai campi di cotone e dagli allevamenti di animali. Quindi eh, io vi voglio eh, proporre e raccontare una proposta di legge che Fashion Revolution insieme a 59 organizzazioni non governative ha fatto eh, al Parlamento europeo in vista di una legge che deve essere varata nel 2022 sul settore tessile. Un piccolo incipit: eh, il settore tessile non è regolato ed è quasi tutto su base volontaria. Mentre abbiamo i settori della cosmesi e i settori del, uh, alimentari che hanno delle regole molto ferree. Noi vorremmo che questo tipo di regolamentazione e legislatura fosse applicato anche al settore della moda e al settore tessile. È stato finora piuttosto difficile perché. Eh, la catena di approvvigionamento di un capo di abbigliamento è incredibilmente complessa, ma è proprio per questo motivo che noi abbiamo bisogno che sia assolutamente tracciabile. Ci sono dei grandi problemi, come appunto diceva eh, sia Loreto che Paolo Ricotti, nel mondo della moda. Quindi qua vediamo un infographic che è una piccola semplificazione di quella che è stata la proposta di legge. Quindi ci sono prezzi molto bassi e sempre più a ribasso sia per abbigliamento che prodotti tessili. C'è un aumento di pressione sui tempi di consegna che viene messo sulle aziende manifatturiere, sia quelle che producono tessuti che quelle che confezionano. E poi ci sono dei termini di pagamento molto scadenti e dei contratti che spesso e volentieri diventano uh, spazzatura il momento in cui uh, il buyer non ha voglia di, uh, come dire. Onorarli. Questo è successo durante la pandemia dove eh, centinaia di migliaia di capi di abbigliamento già prodotti, che erano stati ordinati, sono rimasti fermi dentro ai container nei porti delle principali città del sud-est asiatico perché i buyers hanno cancellato ordini che erano già stati prodotti senza pagarli. E quindi queste sono delle situazioni veramente inaccettabili e gravissime. Quindi l'ambiente, chiaramente c'è un eh, utilizzo di risorse ambientali molto molto importante, eh, si usa tantissima acqua come ben sappiamo per fare un capo di abbigliamento e si usa tantissima energia. Purtroppo questa energia è ancora per la maggior parte derivante da fonti fossili che come sappiamo non sono rinnovabili. Ci sono emissioni di gas serra, c'è cioè la... Eh, perdita di biodiversità, c'è un grande, grande inquinamento chimico e c'è un problema enorme di, uh, di waste, cioè di cose che vengono buttate via, gettate via. Quindi un'ampia coalizione di ONG sociali e ambientali ha sviluppato una strategia europea della società civile per tessuti, indumenti, pelle e calzature sostenibili. Questo documento è stato eh, appunto mandato a, al Parlamento europeo e noi speriamo vivamente che la nuova legislatura si basi su queste linee guida. Il primo passo nella filiera tessile è l'aspetto agricolo, quindi parliamo sia di campi di cotone e non solo di cotone, ma anche degli allevamenti intensivi purtroppo di animali che ci danno le fibre con cui le fibre, tra virgolette, naturali, perché non dimentichiamo che più del 52%, anzi il 52% di tutto quello che viene prodotto a livello di fibra ogni anno è poliestere vergine. Quindi il poliestere, di nuovo, viene fatto con i petrolchimici, ma poi altre fibre sintetiche si arriva quasi al 65%. Quindi è una fetta di eh, enorme, diciamo quasi tre quarti di tutto quello che viene prodotto ogni anno, deriva e plastica di base. E quindi sappiamo bene che anche ogni volta che viene lavato rilascia microfibre di plastica nell'ambiente. Quindi è fondamentale garantire informazioni trasparenti e conformità alle legislazioni in questa prima fase cruciale e essenziale per realizzare un'industria più sostenibile. Quello che è la famosa Tier 1. Ecco, cosa può fare eh, l'Unione Europea? Eh, quindi questa civil, EU Civil Society eh, Proposes, quindi si chiama, proprio il nome è vero, è European Strategy for Sustainable Garments, Leather and Footwear. Cosa vogliamo che sia contenuto in questa legge? Che deve eh, essere di competenza di tutte le aziende che lavorano nel mondo della moda. Deve eh, supportare meccanismi per le small and medium enterprises, quindi per le industrie medio-piccole. Deve avere eh, dei report annuali mandatori. Deve eh, far sapere a tutti in maniera pubblica quale è la filiera e dove vengono prodotte le cose. Vogliamo che ci sia la partecipazione dei lavoratori e che siano coperte da questa legge le pratiche di acquisto. Questi due ultimi punti sono importanti perché Freedom of Association, il famoso FOA, viene negato spesso e volentieri nei paesi più eh, coinvolti con la produzione tessile, che sono di solito nel sud-est asiatico. Quindi è veramente importante che i lavoratori abbiano questa libertà di associarsi per chiedere condizioni migliori. Il processo creativo deve essere riconsiderato in un'ottica di longevità e circolarità. Quindi vogliamo che, però, non sia solo una bella idea, una, un, diciamo una colla ai designer di comportarsi bene. Vogliamo che ci siano proprio all'interno di questa legislatura eh, delle norme che eh, impongono ai designer questo tipo di eh, approccio alla creatività. Quindi vogliamo che ci sia un approccio che crea meno eh, spazzatura tessile e meno inquinamento e che ogni cosa che viene creata sia creata mantenendo a mente la durabilità, la riparabilità e che possa essere riusato. Quindi tutto il discorso del riciclo è fondamentale. Quindi, la sostenibilità in realtà non è un freno alla creatività, ma la può stimolare. I team dei creativi possono avere veramente un ruolo chiave all'inizio del processo della creazione di un capo di abbigliamento perché possono scegliere appunto il tipo di tessuto e il materiale che andranno a utilizzare. La prima parte, la prima cioè proprio l'ABC di questo processo è scegliere materiali naturali, perché chiaramente un materiale naturale ha la caratteristica che volendo, può essere compostato e eventualmente non immediatamente, ma si scioglierà nella terra. Ed è poi fondamentale scegliere un materiale che sia fatto 100% di una fibra. Quindi se io disegno qualcosa. Lo devo disegnare pensando che sarà 100% lana piuttosto che 100% cotone, ma anche 100% poliestere va bene, perché il momento in cui quel capo di abbigliamento è fatto al 100% di una fibra, alla fine della sua vita può essere riciclato facilmente in maniera meccanica, che è la maniera meno inquinante, perché quella chimica di nuovo immette nuovi eh, agenti chimici nell'ambiente. E poi appunto se, se abbiamo bisogno di tessuti più tecnici ci sono delle bellissime proposte che eh, sono in poliestere riciclato, che è il, come conosciamo bene Econil, Ecoalf e tanti altri. Quindi c'è la possibilità di avere eh, tessuti performanti, naturalmente elastici usando questi, questi tessuti eh, riciclati. E poi c'è l'innovazione dalla parte dei designer, quindi abbiamo tutta una serie di tessuti meravigliosi che vanno da orange fiber, che viene eh, ricavato dalla, da quello che è eh, il rifiuto che viene prodotto quando si fanno i succhi d'arancia, quindi dalle bucce d'arancia si crea questo nuovo tessuto che è una viscosa, quindi va attraverso un processo chimico, ma comunque si occupa di un problema che è il problema del rifiuto. Il rifiuto in questo caso alimentare. Quindi abbiamo davvero tante cose importanti, interessanti come la pelle che viene dal Mycelium, Milo, Mycelium è la parte delle radici eh, dei funghi e molte altre. Quindi la trasparenza, la tracciabilità sono fondamentali. Quello che noi chiediamo è un'etichetta parlante, un'etichetta che abbia un codice QR, QR code che ci dà tutta l'informazione su quel capo d'abbigliamento. Mettiamo che sia una maglietta di cotone. Noi vogliamo sapere dal campo di cotone fino al negozio quali sono stati gli impatti di questa maglietta, quanta CO2 ha prodotto, come sono stati pagati gli agricoltori che hanno coltivato il cotone, le maestranze. Eh, tessili che hanno cucito, che hanno eh, fatto eh, la tintura di questo capo. Quindi vogliamo veramente sapere qual è stato l'impatto sociale e ambientale di questo capo d'abbigliamento. Con un'etichetta trasparente, con un codice QR, non c'è più modo di eh, nascondersi. Vogliamo anche che ci siano dei bandi pubblici e eh, dei finanziamenti pubblici. Per sostenere questo tipo di, eh, di attività, quindi appalti pubblici per 8.6 miliardi di euro. Allora, la legislazione eh, vogliamo che ci sia anche una legislazione sulle pratiche eh, di commercio poco sostenibili. Quindi eliminare la cancellazione degli ordini con un con preavviso molto corto. Ricordo di nuovo quello che è accaduto durante la pandemia, no a pagamenti in ritardo e il prezzo del capo deve includere il pagamento di una paga dignitosa. Um, io parlo spesso di questo aspetto sociale, esiste nei paesi produttori quello che si chiama la paga minima, la paga minima viene decretata dai governi e spesso e volentieri non supera il livello di povertà. Quindi la paga dignitosa invece è quello di cui un lavoratore ha veramente bisogno per sopravvivere e vivere in maniera appunto dignitosa. Quindi questo deve essere preso in considerazione. Tra il resto, eh, il primo di maggio 2022 saremo parte di una campagna mondiale eh, European Citizen Initiative per raccogliere un milione di firme per far passare una legge. Che imponga il pagamento di una paga dignitosa alle maestranze tessili nel mondo. Quindi vi chiederemo di firmare tutti quanti. <ride> Un milione di firme sono tante. Noi in Italia, Confession Revolution, abbiamo preso l'impegno di raccogliere 72.000 firme. Quindi, eh, tanta roba. Ecco. Poi è molto importante tutto il passaggio del riciclo. Il riciclo tessile è molto importante per diminuire la quantità di spazzatura tessile che si produce ogni anno. C'è un grosso problema che hanno soprattutto adesso i brand che è quello dello stock in venduto. Infatti qui all'interno di uh, D-House abbiamo un progetto, un programma che si chiama D-Refashion Lab, che è l'idea di usare queste bellissime tecnologie um, come la 3D printing, il laser cut e tutte queste belle tecnologie che sono presenti qui per intervenire sugli stocking venduti, modificandoli creativamente e dandogli una nuova chance di essere commercializzati e venduti. Questo è un approccio importante perché molto presto buttare eh, quello che non viene venduto in discarica o bruciarlo sarà finalmente reso illegale. Quindi eh, bisogna veramente creare un, eh, una roadmap per diminuire la spazzatura tessile. Bisogna promuovere tutte le iniziative che si occupano di riciclo. Quelle che, sia quelle che raccolgono i capi che quelle che poi proprio eh, riciclano eh, in maniera meccanica o chimica i tessuti. E quindi questo anche eh, è supportare modelli di economia circolare. E poi ci vuole cooperazione tra l'Unione Europea e i paesi produttori. Come? Bisogna eh, far sì che proprio i governi si parlino. Quindi eh, ci vogliono delle soluzioni che siano locali ma che vengano un po' sollecitate anche da fuori. Come possiamo fare noi questo? Dato che in Europa ci sono molti brand e molti buyer, molti acquirenti, quello che noi auspichiamo è che gli acquirenti si mettano tutti insieme e facciano delle richieste specifiche alle eh, fabbriche dove vengono prodotti i loro vestiti. Una fabbrica spesso non produce solo per un brand, produce per svariati brand. Se tutti i brand si uniscono e si mettono insieme per richiedere delle pratiche più sostenibili e se fanno tutti insieme delle due diligence andando a controllare se veramente questa fabbrica si sta comportando in maniera etica, tutto questo diventa più semplice, però ci vuole cooperazione. E poi bisogna promuovere i valori dell'Unione dell Europea anche nei paesi produttori. Per fare un esempio molto semplice, i coloranti che vengono utilizzati per colorare i nostri vestiti nell'Unione Europea, ma anche negli Stati Uniti, devono essere privi di metalli pesanti, quindi azo free. Mentre nei paesi produttori, eh, parliamo sempre del sud-est asiatico, ma anche del, del nord-africa, eccetera, queste leggi non esistono. Quindi vengono utilizzati dei eh, coloranti pieni di metalli pesanti che poi magicamente eh, finiscono nei nostri negozi e poi nei nostri armadi. Greenpeace ha fatto un esperimento anni fa dove è andato a prendere dei capi di abbigliamento sia diciamo, di alta gamma che molto a buon mercato e tre capi su cinque portati in laboratorio avevano questi coloranti pieni di metalli pesanti come cromo, piombo, eccetera, che come ben sappiamo fanno male non solo a chi li usa per fare queste tinture, ma anche a noi che li indossiamo. Essendo la pelle l'organo più grande del corpo, noi attraverso la pelle assorbiamo quello che eh, ci posiamo sopra. Bene, quindi questa è la proposta eh, appunto della Civil Society European Strategy for Sustainable Textile Garments, Leather and Footwear. E eh, questi sono i punti salienti della proposta. E questi sono tutte le 60 eh, NGO che hanno partecipato a questa iniziativa. Io credo che sia molto importante l'Unione fa la forza. Da soli andiamo più veloce, ma insieme andiamo più lontano. Grazie a tutti. Gra Grazie Marina. Sicuramente il ruolo del designer diventa sempre molto più complesso, sempre con delle professionalità acquisite superiori, maggiori, ma è, un, è proprio questo che farà la differenza. Noi dal nostro canto come manifattura cercheremo e stiamo già come... Eh, spiegavo comunque, attuando quindi utilizzando questo sistema di tracciabilità della blockchain eh, dare un contributo importante perché ovviamente siamo un anello di una filiera molto, molto lunga però ognuno per, la, per, per il suo deve fare, ognuno deve fare la sua parte insomma eh, Paolo se vuoi eh, intervenire o altrimenti passo la parola al prossimo relatore due parole soltanto per dire che quello che ha detto Marina è assolutamente centrato, cioè proprio le ha fatto l'elenco delle cosiddette best practice no? e dovremmo veramente accogliere tutto. Però due considerazioni. La prima, il punto di rendere obbligatorio, obbligatoria la reportistica e la trasparenza nei cosiddetti bilanci è un punto centrale perché in Italia ci sono già le indicazioni, per esempio, dei bilanci integrati, i bilanci di sostenibilità. Però, se uno va a vedere, questi sono eh, di libero ar ar arbitrio, nel senso che non sono obbligatori. Allora, rendere obbligatorio un tracciamento di questa natura veramente dà una spallata alla logica della sostenibilità, anche se a volte può nascondere tracce di greenwashing, cioè di, di, di fenomeni, come anche Marina ha accennato, di eccessiva come dire, promessa, quando poi non è. Concretamente sostenibile. E questo è un punto fondamentale. L'altro punto, secondo me, centrale che ha, ha cioè, tutti sono importanti eh, i, i temi che ha, ha trattato Marina. Però vorrei sottolineare un altro punto che, eh, secondo me, l'industria tessile nel suo insieme dovrebbe ben valutare, e cioè quello dell'utilizzo delle fibre naturali. E lei ha parlato del 65% e più mi pare di fibre chimiche. Eh, eh, qui dobbiamo proprio muoversi nell'ambito della ricerca scientifica eh, per, con la cosiddetta bioimitazione. Imitiamo la natura, troviamo nuove fibre naturali che possono essere rigenerate naturalmente, e solo in questa maniera noi riusciremo veramente a arrivare. Fra dieci anni, fra vent'anni, fra quando volete voi, a una dimensione realmente in cui l'impatto dell'industria tessile, probabilmente nel riciclo, nel wastage non creerà nessun danno all'ambiente. Allora, no, stavo un po' sparigliando le carte, volevo alternare gli interventi, però va bene. Diciamo, volevo seguire un pochino una logica come se stessimo facendo un progetto. No? Però in realtà i due interventi, quello di Birgit e quello di Costina, sono praticamente eh, fatti prima, fatto dopo, eh, sono uguali quindi eh, è uguale insomma, quindi allora se, rispetto l'ordine, <ride> quindi introduco eh, Birgit Galen, Research and Development Manager di Woolmark Company, che affronterà il tema dell'importanza della scelta dei materiali nella fase di progettazione, quindi sia i punti di forza della scelta della lana come materia prima e, e anche un po' la domanda perché la lana è circolare. Okay, grazie Loreto. grazie, buongiorno a tutti. Eh, piacere per me di essere qua e di rappresentare The Vulma Company e io proprio vorrei dare una soluzione di dare la scelta giusta del, del materiale da utilizzare. Eh, proprio il slogan, lì wool designed by nature, designed for life, proprio la lana creata dalla natura e per, per la vita. Ma prima di entrare proprio nel merito della lana, perché dovresti utilizzare la lana per creare i, i, i capi, non sono di abbigliamento ma anche eh, scarpe, anche accessori, siamo anche introdotti nell'automotive, nel si usa proprio in tantissimi campi la lana. Allora, chi siamo noi? The Woolma Company, noi siamo un, uh, un subsidiary dell'Australian Wool Innovation. Abbiamo la casa madre a Sydney in Australia e siamo un po' l'autorità della lana. Um, siamo un'azienda un po' anomala perché siamo un po' non profit, noi non produciamo e non vendiamo. Va bene, da dove prendiamo i soldi per cui stiamo sviluppando tutti i nostri progetti, i nostri lavori? E siamo finanziati da circa 60.000 allevatori in Australia, di loro, che loro eh, 1,5% della vendita della lana grezza entra nel nostro budget, di cui per 40% invece... Investiamo on farm, vuol dire sulla fattoria, per aiutare a um, trovare un sistema di agricoltura, animal welfare e poi anche per fare cor i corsi ai, ai tusatori e tutto quanto. E il 60% off farm, e lì abbiamo diverse attività che... Diamo proprio supporto a tutta la filiera. Noi lavoriamo su tutta la filiera, dalla fattoria fino al capo, finito, finissaggi, eh, filatori, tessitori, lamifici, maglierie, proprio anche a 360 gradi, collaborando anche con i produttori delle macchine. e Tutto quanto perché vogliamo chiaramente inserire il, la lana nella collezione dei brand e dei manufattieri. Ma dall'altra parte siamo, vorremmo anche dare del supporto rispetto alla ricerca e sviluppi di nuove soluzioni. Di, um di introdurre la lana, come dicevo già, nella scarpa, per lo sport. Eh, ad esempio avevamo il grande progetto con una rossa prada per l'American Cup, di cui abbiamo inserito la lana nel, nell'uniforme del, del, del team. Già anche se riusciamo a inserire 30% o 50% di lana, sono sempre meno, meno micro, microplastiche nel mare. Poi abbiamo sviluppato e diamo anche supporto di ricerca per trovare i materiali giusti e adatti a loro che il cliente ha bisogno. E abbiamo cercato, eh, sviluppato un, eh, diciamo un tool che si chiama WLAB, dove noi raccogliamo i tessuti sempre in lana, anche, devo dire anche misto in lana, perché cerchiamo sempre anche di offrire per, per tutto il mercato le soluzioni giusti. E, e collaboriamo con circa 150 aziende a livello mondiale e su questo il potenziale cliente può poi scegliere del materiale e abbiamo proprio creato un business to business. E poi, come anche la signora spada siamo tanto presenti anche nel training, education e formazione. Partiamo già a livello um, di scuola superiore, l'università e anche per i designer emergenti, ma non solo questi, anche siamo, um, diamo supporto anche per, gli, um, per il trade. Per cui creiamo dei progetti che poi magari sono abbinati anche con attività di marketing e di eventi, noi ehm, partiamo dal prodotto, sviluppo del prodotto, poi diamo l'educazione e la formazione anche allo, allo staff per la comunicazione e tutto quanto e poi si crea anche degli eventi. Abbiamo dei concorsi sia per, per le scuole superiori che il Wulffo School dove ehm, Sfidiamo gli studenti di creare dei, eh, dei capi sempre al nostro tema eh, che li diamo tutti gli anni. E' molto interessante è il, eh, il WUMA Performance Challenge dove invitiamo gli eh, studenti dell'università per pensare un po' out of the box. È un progetto che è nato con Adidas per, anche per i brand di avere un po' delle idee nuove. Per, eh, per inserire nelle loro eh, collezioni, poi quest'anno ad esempio stiamo lavorando con Salomon e loro chiaramente un brand nel, nell'auto e eh, ci cercano delle soluzioni bio-based, eh, per cui in questo caso richiedono la lana di abbinare con mischie che materiali che sono da creare nuove, che veramente si ispirano dalla natura, ecco come anche diceva Marina prima, dei materiali che possono proven provenire dai funghi. Per cui, vedete, il nostro lavoro è molto complesso e cerchiamo di informare. In più siamo, e questo non di meno, siamo i proprietari delle certificazioni, ecco, del brand, più Nouveau per la lana, 100% lana e poi le mischie. E poi anche qua vedete che 80% dei consumatori sono, um, um, abbinano la lana, il Woolmark, con un marchio, con un logo di, di qualità e addirittura il 68% sono anche disposti di a pagare di più. Um. Va bene, adesso siamo arrivati al punto di parlare proprio della della lana e la circolarità. Infatti, tanti argomenti sono molti simile a quello che ha accennato. Prima vi circle, faccio vedere un video. An unbroken cycle. Simple, sustainable. Everything that fast fashion is not. We overproduce, overconsume, we take, make and dispose. We wear a web of synthetic fibres and non recyclable materials, staying on trend but doing harm. How then can we design for positive change? Wool is designed by nature, designed for a long life strong, versatile, recyclable, designed for new life, biodegradable and renewable, from earth. Wardrobe and back again. It's more than just recycling. This is true circularity. And wall circularity has a positive impact on everyone. It's a regenerative system, capturing carbon, encouraging biodiversity, and supporting livelihoods around the world. Who knew fashion could do that? Every designer. Brand and manufacturer has the power to determine a life cycle. The choice to take from the earth or to give back. Wool. Designed by nature, designed for life. Questo video ha veramente già riassunto di tutto quello che vorrei parlare, ma comunque sono queste quattro categorie. Partiamo proprio con la lana, che è una fibra rinnovabile. Rinnovabile è una risorsa naturale e. Um, poi il designer chiaramente deve po poi scegliere il, la materia prima e quello che è molto importante di pensare di disegnare a un, per la circolarità. Chiaramente non è solo una vita che si può disegnare, proprio si può con la lana pensare a più vite perché magari all'inizio eh, nella prima vita potrebbe essere un, un abito in 100% lana pettinata che poi pensando una seconda vita può diventare un capotto eh, riciclato, più cardato, un po' più grossolane. Ecco. Poi la lana per sé è resistente all'odore e lo dobbiamo proprio lavare anche di meno rispetto ad altri capi. Poi un capo in lana dura proprio più a lungo rispetto ad altri capi. Qua possiamo pensare di una vita di da 20 a 30 anni. Poi gli la indumenti in lana vengono anche più usati rispetto ad altri, ad esempio quasi tre volte in più rispetto a un indumento in cotone, non parliamo del fast fashion, ecco, del, del poliesta. E poi, molto importante, si può riparare l'abbigliamento in lana. Poi quello che dicevo, proprio con la possibilità di riciclare, qua parliamo del riciclo meccanico, possiamo poi arrivare a più, più vite. Ecco. Poi la lana viene anche spesso donata o viene passata da generazione a generazione e anche rivenduta ecco. e quando siamo poi arrivati al fine vita, dopo magari 4-5 vite che può avere, poi è um, biodegradabile e poi eh, nutrisce la, la, la terra, che poi dopo entra di nuovo nella terra e poi l'animale, la pecora che cresce e mangia, mangia l'erba. Questo un po' per eh, semplificando. La, eh, come eh, risorsa naturale, va bene, come abbiamo detto, semplicemente è naturale, per eh, far crescere la pecora, si vuole veramente solo acqua, aria, il sole e, e l'erba. Si tosa la pecora circa una volta all'anno. Si cerca sempre di tosare o in primavera o in autunno, perché così è nulla e non è esposto alle temperature troppo eh, estreme. E poi ricresce. E poi chiaramente è, la pecora deve essere tosata perché, come i nostri capelli, poi altrimenti quando, eh, il velo com, com, do, comprime l'animale. E poi ci sono chiaramente gli allevatori, sono dall'altra parte del mondo. In più, anche se pensiamo al processo, dalla, dalla pecora fino al, al prodotto finito, si vuole quasi 18 mesi. E comunque l'allevatore è le fattorie sono in un you know, family business che partono veramente già da, da tante generazioni e loro riguardano proprio anche la, la terra, come riguardano gli animali che più stanno bene, gli animali chiaramente più stanno loro e anche poi la lana, perché si capisce proprio quando magari ci sono problemi di nutrimento alla lana. Dopo che è usato con i test che poi si fa, è proprio un punto debole, e in questo punto la lana si, si rompe più facilmente. E poi ci sono. Um, il, um, gli allevatori chiaramente ci sono tanti che adoperano proprio anche l'agricoltura rigenerativa, un po' come, come l'orto che si fa girare e si cambia un po' da una un patata, patata eh, piantata e l'altra volta sono, sono le verdure. Comunque per aumentare proprio il, eh, di dare più nutrimenti alla, te alla, alla terra e per aumentare la biodiversità poi la, creando la prima vita, e poi la lana. È una fibra longevita, come diceva prima anche la signora prima, eh, Spadafora. La lana non è una fibra più resistente, si rompe più facilmente di un cotone o un lino o anche di una, una fibra sintetica, ma la lana ha le scaglie e questa gli dà una elasticità naturale, naturale. E quello ci serve un po' per il nostro movimento che facciamo tutti i giorni. E qua si può ripetere tante volte. E, um, per arrivare al, al punto di rottura è molto più do dopo che rispetto a altre fibre, um, per cui è molto elastico. Ecco. E poi ci sono anche questa durabilità diciamo anche un po' eh, emotivo perché si affeziona anche un, un capo in nana. Poi noi sappiamo, come dicevo prima, che, che anche ehm, le, si passa proprio anche degli abbigliamenti da una generazione all'altra. E un altro punto molto importante, anche questo per elevare il nostro, nostro ambiente, è che la lana, il capo in lana, dobbiamo lavare di meno rispetto a altri capi. Ad esempio, um, sì, un un, sweater, sì, um, un maglione, si sì, sì, mette almeno 14 volte prima che viene lavato. Perché la lana... Prima, anche per... Si usa tantissimo anche adesso nel mondo dello sport, eh, tipo come base layer, perché la lana è l'unica fibra che riesce ad assorbire il vapore quando iniziamo a sudare e riesce a incorporare fino al 30% che non lo sentiamo poi bagnato. Poi è a tratta di, di, di evaporare, di lasciarlo fuori. E, e questo vuol dire che noi sudiamo di meno. Ecco. Poi dall'altra parte riesce anche a... a sé Siamo in un ristorante, anche se dovessero essere dei odorazioni, la lana riesce a, a, a incorporare i odori e li lascia solo liberi quando viene lavato. O si può semplicemente rinfrescare la notte di tenerlo fuori così ripre si riprende e poi la, uh, il giorno dopo si può di nuovo mettere. Per cui la lana è molto apprezzata nel mondo dello sport, in particolare dell'auto, quando si. si ma il trekking tutto quanto e non si, ha, non si può portare con sé tanto, tanto abbigliamento perché si rinfresca sempre. Um, e poi è anche ah, la lana, anche la, um, delle scaglie, e grazie alle scaglie è idrorepellente come natura, è anche tanto sporco e solubile nell'acqua, per cui anche i, um, i liquidi scivolano via. Poi quello che dicevo prima, che è sempre un certo percento di umidità. De, e nella fibra, allora è anche meno elettrostatico, allora con questo assorbe anche meno polvere. Questi sono un po' degli argomenti perché dobbiamo lavare la lana di meno. Chiaramente c'è poi bisogno, abbiamo poi invitato anche dei trattamenti come lavabile e lavatrice. Ripariamo la lana, i capi in lana, c'è una grande, grande eh, tradizione. Tutto quanto, addirittura, adesso va anche un po', un po di trend perché ci sono del, um, uh, dei designer tipo Cilia Paim, uh, e qua in Italia c'è la, la Guardobiera, che um, fanno tutte queste lavorazioni di, di ricamo. Poi come dicevo prima abbiamo proprio più vite perché la lana possiamo eh, rivendere o poi anche riutilizzare, perché quel progetto che avete fatto voi effettivamente di prendere i capi poi con le varie applicazioni che si crea dei capi nuovi, infatti anche questo è un po' l'idea di come disegnare più verso la circolarità, verso la, la longevita che si pensa poi come questi capi magari possono essere anche eh, modificati, che possono eh, durare più a lungo, magari anche che si adeguano un po' anche alla figura, del, delle forme tutto quanto, e devo dire verso... Questo tipo di design, anche gli studenti a livello universitario, loro sono molto sensibili perché pensano tanto ai capi flessibili, alla fine anche lì possiamo pensare che i capi possono essere modificati, perché non creare un pacchetto dove c'è anche poi l'ago e filo e poi con le stagioni io posso cambiare, modificare o personalizzare il mio capo. Sappiamo anche che veramente il 76% dei, dei capi vengono proprio anche donati o, passano, o, o regalati o passano proprio dal, dalle famiglie. Se noi pensiamo che il percentuale della fibra a livello mondiale di lana con anche il cashmere e è solo un per cento, ma comunque vengono poi eh, donati quasi più di 5%. Per cui è molto importante di, di allungare lo stile di vita. E poi abbiamo quello che diceva Marina anche del, del, del riciclaggio, che è veramente molto importante. In questo caso veramente dobbiamo pensare di, di um, fare la ricerca o lo sviluppo dei nostri capi proprio di pensare più a, a mono. Um, a monofibra, poi abbiamo il riciclo del meccanico e poi c'è il, il eh, apprato che è molto Molto rinomato per questo lavoro che esiste lì da già dal 1800, poi anche lì perché noi collaboriamo con le aziende e li mettiamo insieme per le loro esigenze. Per cui, ad esempio, se si pensa qua al riciclaggio, al riciclato, dobbiamo Neanche poi tingere i capi perché evitiamo anche il passaggio della tintura perché selezionano gli, gli, i colori dei stracci e con questo poi fanno dei melange per creare poi la cartella colore. E poi la fine del, del, della vita, come dicevo, perché la lana è biodegradabile e poi chiaramente la lana non, non produce le microplastiche, perché la lana è bio da, di, biodegradabile anche nel, nell'acqua. E poi la, la biogradazione, per cui abbiamo seppellito un... un un maglione in poliestere e anche uno in lana, ecco come vedete dopo sei mesi è già eh, quasi completamente degradato. Ma non solo questo, anche poi restituisce poi i nutrienti alla, alla Terra. poi questo è anche un, un punto fondamentale, che tutto questo dipende anche dalle nostre collaborazioni, che tutta la filiera deve collaborare insieme. Ad esempio noi diamo proprio supporto, noi mettiamo insieme le aziende per cui chi vuole magari anche cerca, cercare delle, della lana eh, da una, un eh, allevatore. Di, eh, regine, con, che fa eh, agricoltura rigenerativa, perché non, non si fa così, si deve veramente programmare tutto perché si deve poi prevenire del, la lana e mettiamo poi insieme il, il baia così con l'allevatore, con il filatore e poi anche il, il tessitore per poi poter veramente tracciare tutta, tutta la filiera. Eccoci. E poi se volete sapere di più, chiaramente vi invito di visitare il nostro sito e poi abbiamo una, una piattaforma che è una, una piattaforma di online learning. Che è gratuito, di cui abbiamo diversi corsi, il corso base, che è? noi lo chiamiamo Vul Appreciation Course per conoscere la lana, per arrivare ai corsi che vanno molto più nel dettaglio della, della, della scienza proprio della materia e Fra un mese circa um, avremo anche un corso sulla sostenibilità online. E poi c'è questo il Vulab, che è il sourcing tool dove potete trovare un po' per noi i tessuti più creativi innovativi, tessuti e filati. Okay, grazie mille per l'attenzione grazie Birgit. The Woolmark Company è anche partner, ovviamente, di The House. E quindi sicuramente coinvolgeremo i nostri partner di materiali, quindi come The Woolmart Company, eh, e, e Linea Pelle e Dinamica, nel nostro eh, progetto eh, dove partiremo proprio dalla progettazione eh, per creare dei prodotti tracciati proprio con noi come, come manifattura. E altro aspetto del processo produttivo è la renderizzazione, diciamo l'elaborazione, la, la digitalizzazione di quello che è lo sketch del progetto, del designer. E in, questo, in, questa, in questo senso, in questo ambito, ci, ci dà un, una serie di importanti indicazioni. La fashion designer, la 3D fashion designer costina. Costaforu, che affronterà le fasi del processo di prototipia e modellazione 3D, eh, facendoci capire quali sono i benefici della prototipazione digitale, dalla progettazione al marketing fino alle ricerche di eh, mercato. Prego Costina. Buongiorno a tutti, eh, grazie dell'invito e dell'opportunità di far parte, eh, di essere parte di questa bellissima iniziativa. Eh, oggi parlerò della modellazione digitale, eh, ovvero dell'utilizzo dei software di progettazione 3D per la prototipazione virtuale al supporto della sostenibilità. Allora sappiamo eh, già da tempo che eh, in generale il 3D va utilizzato in vari eh, settori creativi come eh, l'animazione, il cinema. Eh, la realtà virtuale, il mondo del gaming, ma anche eh, il mondo dell'interior design. Ultimamente i social media stanno facendo un salto verso il contenuto 3D, abbiamo visto la personalizzazione degli avatar, eh, si parla tanto del eh, metaverse, sempre più eh, piattaforme e-covers stanno eh, introducendo i camerini virtuali ma anche i prototipi 3D per facilitare la produzione on demand. Chiaramente anche la moda, anche se un po' indietro, però eh, si deve mantenere a pari passo con eh, le tendenze generali e quindi eh, la tecnologia 3D ci permette eh, di agire all'interno del processo di creazione, ma eh, anche di sviluppo del prodotto incrementando così la eh, sostenibilità ma anche l'efficienza del processo. L'utilizzo dei materiali riciclati eh, non è l'unico modo per rendere il business sostenibile perché comunque abbiamo il problema dell'overproduction e quindi eh, i quantitativi eh, di prodotti che eh, vengono realizzati fisicamente ma poi eh, non sono venduti, eh, rimarrebbe invariato se eh, non andassimo a guardare anche eh, la fase di progettazione. Allora, eh, le, i benefici che eh, si ottengono sono sia nella fase creativa ma anche nella fase eh, tecnica di prototipazione. Dal punto di vista creativo ci permette di eh, visualizzare con accuratezza il design che si sta sviluppando, così eh, si può intervenire in tempo reale. Questo ci permette di ridurre eh, sia il tempo necessario, ma anche le risorse eh, sia di materie prime che eh, di lavoro effettivo, quindi di personale. Poi dal punto di vista eh, tecnico, quando eh, si realizzano i prototipi, si possono eh, realizzare appunto in 3D e eh, così si può avere un immediato sdifettamento modellistico quindi eh, anche qui avremo un notevole risparmio di tempo e, un, e del numero dei prototipi realizzati farò vedere un po il processo e le fasi di lavoro che mh, si utilizzano con questo tipo di software perché poi ce ne sono eh, vari produttori sul mercato. La cosa importante è che i vari software dialogano tra di loro, quindi comunque si parte da una base eh, realizzata con eh, un CAD 2D, tra quelli che insomma sono già eh, esistenti da tempo sul mercato. Abbiamo un avatar che eh, tra l'altro è interattivo ed è personalizzabile, il che è una cosa importante e anche molto interessante per il processo eh, di design ma anche di progettazione di un brand, perché se si pensa eh, alle tipologie di mercato, no, al target client a cui il brand eh, si rivolge, possiamo attraverso l'avatar appunto creare esattamente... Eh, la tipologia di cliente che andrà a indossare il capo e quindi così eh, si può vedere anche dal punto di vista del design, non soltanto tramite un'illustrazione o insomma un disegno tecnico, come effettivamente andrà a vestire eh, quel tipo di eh, corporatura. Quindi eh, par si parte importando o realizzando anche qui però eh, tendenzialmente importando il modello 2D, i pezzi si posizionano poi sull'avatar e utilizzando eh, degli strumenti molto simili ad una macchina da cucire si eh, assembla il capo. Eh, in questo momento abbiamo ehm, quello di cui parlavamo all'inizio, quindi è il momento fondamentale per il discorso della sostenibilità, perché eh, qui possiamo per favore andare avanti. Ok, perché in questo momento, eh, come potete vedere a sinistra, eh, l'outfit indossato, in questo momento si possono fare eh, le modifiche. Modellisti, di modellistica, se sono necessarie, ma anche di design, perché eh, si, eh, si fa l'intervento sul cartamodello 2D e si può visualizzare in tempo reale nella finestra 3D. Scusa, Costino, una domanda. Tra la visualizzazione digitale e il reale, che percentuale di differenza c'è in termini di, eh, di, re, di resa realistica, non so se... Allora, se il software eh, viene utilizzato in maniera corretta, perché eh, questo è un discorso fondamentale, eh, arriverò anche al punto eh, dove spiegherò quali sono eh, tendenzialmente i due eh, modi per utilizzare questo tipo di prototipo virtuale quindi questo per eh, la fase di produzione, ma poi c'è anche il discorso di eh, marketing, no? e-commerce, eh, market research. Quindi se eh, il prototipo viene realizzato con l'intenzione di essere poi utilizzato in produzione, bisogna prendere in considerazione eh, tutti gli aspetti del capo quindi eh, si crea anche eh, una digitalizzazione del tessuto stesso che sarà utilizzato come dicevo eh, il software è anche interattivo si può vedere anche la resa e la caduta del tessuto quindi in questo caso se va eh, utilizzato correttamente con la consapevolezza eh, dello scopo Diciamo che possiamo arrivare a più del 90% dell'accuratezza, come abbiamo visto anche nel progetto che è stato sviluppato qui in The House di Refashion Lab. Con il caso dei trench che abbiamo presentato, sono stati realizzati sempre con la tecnologia 3D, e poi il risultato ci ha fatto capire che possiamo così progettare. In anticipo, e poi avere magari un prototipo e soltanto un prototipo per poi poter avere un capo definitivo, mentre prima magari erano necessari due o tre prototipi. Ok, quindi appunto, eh, come stavo dicendo, sempre in questo momento eh, dove eh, possiamo fare lo sdifettamento o le modifiche di design, scegliamo anche il tessuto. Eh, poi passiamo alla personalizzazione del capo, possiamo quindi applicare eh, stampe, ricami, curare anche gli accessori, quindi i bottoni, zip e così via. Qui abbiamo il eh, caso di una stampa piazzata. Eh, come potete ben vedere eh, visualizziamo anche a destra nella finestra 2D il posizionamento e da qui si può esportare anche il file pronto per eh, stampa quindi per il plotter ma anche per il taglio in questo modo abbiamo eh, già previsualizzato eh, il prototipo e il, eh, il posizionamento della stampa poi magari eh, abbiamo quella piccola percentuale di modifica che sarà portata dal eh, effettivo tessuto, però abbiamo già risparmiato eh, tanto tempo e risorse. Poi si passa al rendering finale del capo, che eh, come potete vedere ci permette di visualizzare in modo molto realistico il capo definitivo e eh, qui passiamo eh, al secondo discorso che eh, questo tipo di, di prototipo virtuale può essere utile sia nella fase di progettazione, ma anche ai fini di marketing, oppure e-commerce, ricerca di mercato, perché possiamo presentare un capo del genere al cliente per eh, vedere il feedback del mercato prima di effettivamente produrre il capo, oppure per eh, facilitare la produzione on demand. Possiamo eh, presentare ad esempio eh, le varianti colore senza effettivamente produrle. Ci risparmia anche il discorso di un eventuale eh, shooting fotografico che eh, di solito si fa. Possiamo ovviamente eh, scattare il capo da ogni punto di vista con anche ogni tipo di background, ogni tipo di luce, quindi possiamo eh, creare un vero e proprio spot pubblicitario, anche video, non, non soltanto delle immagini. Quindi eh, in questo modo eh, la problematica dell'overproduction, dei capi invenduti, diminuisce e il mercato può essere appunto testato prima della produzione. In conclusione l'impatto ambientale eh, di una produzione d'abbigliamento supportata dal 3D, eh, se comparato a quello del metodo tradizionale, risulta eh, nettamente ridotto e eh, la produzione fisica che segue la progettazione virtuale è molto più consapevole e eh, quindi riduce le risorse sprecate anche in questa fase. Grazie. Allora, grazie a te Costina, è molto interessante, specialmente se faccio una riflessione, eh, dieci anni fa c'erano stati i primi, più di dieci anni fa forse, eh, i primi tentativi di rendere le collezioni virtuali, ovviamente è stato un grande flop, nessuno era interessato perché la moda aveva bisogno di vedere, di toccare. Mi rendo conto di come quello che era vero ieri oggi probabilmente, non, non dico che non è più vero, ma è, probabilmente è molto cambiato e sicuramente alla luce di tutti i fatti che stanno succedendo, eh, probabilmente pensare in maniera diversa eh, diventa eh, fondamentale, quindi anche organizzare i processi eh, produttivi è, è diciamo importantissimo e sicuramente questo mondo del 3D, eh, inteso sotto diversi aspetti, ci potrebbe aiutare molto a eh, velocizzare da una parte, a risparmiare, a non impattare eh, dall'altra. A, a questo proposito vorrei introdurre Enrico Toson, che è Regional Marketing Manager di Stratasys. Stratasys, anch'essa, è una nostra partner per quanto riguarda il mondo del 3D, della stampa, della stampa 3D. E Enrico affronterà il tema della stampa 3D, i benefici della prototipazione del design, dal design alla produzione, la produzione sul luogo e l'utilizzo efficiente dei materiali, perché in effetti ci sono delle fasi in questo processo creativo, produttivo e sicuramente anche qui la stampa 3D, come ci spiegherà Enrico, può aiutarci. Prego. Grazie mille. Grazie a lei per la partecipazione, arrivederci. Arrivederci. Ok. Allora a questo punto eh, ringrazio nuovamente Loreto eh, e tutti i partecipanti, anche da parte mia, da parte di, di Stratasis. Anche noi facciamo parte eh, di The House in, questa, diciamo, in questo percorso, in questo journey eh, iniziato ormai da, da qualche tempo, in cui noi portiamo la tecnologia della stampa 3D. Adesso racconterò un pochettino anche chi è Stratasis eh, e cercherò di farvi capire quelle che sono, appunto, alcune delle caratteristiche di questa tecnologia che hanno, secondo, secondo noi, ma un po' anche secondo quello che è, sono un po' i fibri. Del mercato delle, delle potenzialità particolarmente interessanti per i discorsi che stiamo facendo oggi, quindi sui temi legati alla sostenibilità, alla trasformazione dei processi produttivi, diciamo, più immediatamente nel mondo della manifattura, diciamo, esteso, ma grazie anche qui al contributo di Dilon e di D House, stiamo portandoli proprio con un'ottica di produzione sostenibile anche nel mondo della moda. Quindi per me è un'opportunità incredibile e una grande diciamo, eccitazione della, da, da parte di Stratasys e, e, insomma, e volontà di, di contribuire. Eh, idealmente abbiamo fatto un, un percorso, siamo partiti dalla governance, siamo andati ai materiali, siamo passati al software, al digitale, ci siamo immersi nella tecnologia. Eh, il 3D è il, la, 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 il complementare, perché partendo dal digitale è in grado di creare, dopo vi farò vedere come. Quindi ha una potenzialità proprio creativa incredibile. È chiaro che anche noi abbiamo lo stesso, diciamo, eh, opportunità barra problema, cioè dobbiamo educare un'industria ad andare verso l'uso di nuove tecnologie. Vediamo no, il perché, secondo noi, quali sono i benefici e quali sono eh, le opportunità. Prossima slide, Molto velocemente chi è, chi è Stratasys? Stratasys è un'azienda eh, che è stata creata nel 1988 dal fondatore Scott Cramp che ha inventato una delle oggi, forse la principale tecnologia di stampa 3D, quella a, a filo. Forse la più utilizzata dal punto di vista delle, delle stampanti numericamente vendute, vendute al mondo. Tutti magari pensano che la tecnologia della stampateria sia recente, in realtà, come dicevo, sono più di 30 anni che si va affinando e sviluppando. Eh, Stratasys ha alcune tecnologie, c'è diciamo, un mondo, tra l'altro, eh, direi anche in grande fermento, a grande effervescenza, perché ci sono nuove scoperte, nuove evoluzioni e grandi, dice, direi grandi investimenti. Stratasys: eh, siamo circa 2000 persone eh, nel mondo, fatturato. L'anno scorso era sui 5-600 milioni di dollari e con prospettive direi, di, di crescita anche nonostante diciamo, i problemi legati alla pandemia. Eh, tutto sommato sembra che il mercato continui a crescere in maniera consistente. L'opportunità che vedete qui al centro è, è, è diciamo, da, dal punto di vista delle, dei due grafici a torte, è un po' la nostra sfida. A destra è il mercato complessivo della, della, della manifattura della produzione: 13 trilioni di dollari, milioni di miliardi. Dall'altra parte c'è il, il piccolo Davide, 40 billion, per carità, diciamo, parliamo di numeri straconsistenti, ma ancora circa un 260esimo del mercato potenziale che abbiamo là fuori. Quindi, è una tecnologia che pian piano il mercato inizia a conoscere, inizia a portare all'interno dei propri processi produttivi, una sfida incredibile, come dicevo, davanti a noi. Una sfida. Eh, che come stratasys, essendo uno dei leader, uno che ha creato diciamo, questa, questa industria, vogliamo anche portarla proprio dal punto di vista strategico in maniera sostenibile e mindful, come qui potete leggere dalle parole del nostro CEO. Perché? Perché pensiamo appunto che abbia un, una potenzialità dal punto di vista diciamo, di aiutare il mondo non solo a migliorare economicamente e i, i processi produttivi, ma anche a contribuire in maniera sostanziale dal punto di vista della uh, sostenibilità. È un percorso che Molto trasparentemente, diciamo, forse prima si è detto che si parla tanto di greenwashing, non è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è farne diventare uno diciamo, dei pillars della nostra strategia e di cercare di contribuire in maniera sostenibile e continuativa in questo nuovo processo. Andando avanti, molto velocemente. Uh, il cuore della stampa 3D è questo, diciamo, è cambiare radicalmente in realtà se uno ci pensa alcuni quando vedono che cosa diciamo, si può fare qui vedete un esempio, una delle nostre tecnologie le altre non sono molto dissimili proprio crea, così come una stampante 2D crea attraverso gocce d'inchiostro un disegno su un foglio di carta la stampante lavora con gocce microscopiche tridimensionali e costruisce qualsiasi cosa, chiaro con i limiti del materiale, delle cose ma concettualmente è una cosa dirompente non ho, tutto il mondo fino ad oggi lavorava sul concetto opposto sottrattivo cioè io parto dal grande vado a, 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 diciamo, a scavare no? a, a, a modellare per arrivare a un qualcosa che diciamo parto no? dal, dal grande per arrivare al piccolo da noi invece partiamo dal microscopico per costruire il grande quindi un approccio diametralmente opposto chiaro che immediatamente no? eh, penso si possa percepire come eh, alcuni temi esempio si usa solo quello che si consuma cioè sono Posso dire eh, immediatamente penso percepibili quelle che sono poi le implicazioni dal punto di vista della sostenibilità, come dopo andremo a, 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 a evidenziare diciamo, con maggior dettaglio. La prossima slide. Questi ho voluto qui, e qui cercavo di fare un po' qualche esempio e di raccontarvi appunto, eh, analizzare un po' più nel dettaglio alcuni aspetti, come dicevo, legati alla tecnologia, eh, che secondo me ben si sposano con la, diciamo, il tema della sostenibilità e che sono un po' al cuore della, della nostra filosofia. Uno, digitale dalla prototipazione fino alla produzione. Il 3D nasce per le proprie capacità intrinseche nel mondo della prototipazione, ma nel corso degli ultimi anni diciamo sta prendendo sempre maggior rincorsa e velocità per andare verso la produzione finale. Quindi con un'idea quasi, so quasi che sembra impossibile, come dicevo, di creare dal nulla, di creare dalla, 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 dalla particella microscopica qualsiasi cosa. No? Questa è un po' la sfida della stampa 3D e qui è il cuore no, del, della parte digitale. Questo ha un impatto da una parte sulle supply chain, perché chiaramente, se ci pensate, una volta che cambio il paradigma, quindi dal grande al piccolo invece dal piccolo al grande, vado a a ribaltare, a rivoluzionare anche tutta la supply chain e poi faremo alcuni esempi. Questo ha un impatto anche sulla, sul life cycle, sulla sostenibilità dell'intero processo produttivo e poi si parla anche molto, qui volevo sem semplicemente dopo spendere due parole, sul tema della customizzazione, perché la tecnologia si presta estremamente bene, non è legata a, diciamo, a personalizzare e ha, ha, anche qui apre una serie di possibilità incredibili. Non è, eh, come posso dire, limitata dal tema dell'economia di scala, delle economie tradizionali dove devo fare volume per abbassare il costo. La stampa D non ha questo problema. Che stampi uno o che stampi cento, il costo singolo rimane lo stesso, a parte eventuali ammortamenti. Che stampi cento elementi, cento parti, cento prodotti uguali o cento prodotti diversi, il costo finale è lo stesso. Anche qui, dal punto di vista meramente economico, veramente un cambio di paradigma. Okay. Andando avanti e quindi cominciando, digitali, digitali anche noi ci portiamo diciamo, il, nostro, il nostro linguaggio. Se fino ad oggi il mondo ha progettato secondo, dice, si dice nel, diciamo negli, negli uffici tecnici, design for manufacturing, noi invece abbiamo il design for additive. Perché? Perché come abbiamo capito prima, no? cioè, se io voglio sfruttare, devo capire dall'inizio, dal momento in cui... Ho l'idea del mio nuovo prodotto, devo saper utilizzare, già capire come voglio andare a, a, a produrre il mio prodotto finale. Questo chiaramente anche dal punto di vista dell'additi. Ben si sposa ad esempio con quanto raccontava prima Costina: il 3D, il CAD. Noi lavoriamo e veniamo da un mondo squisitamente digitale che poi, nella sua parte finale, adesso vedremo alcuni esempi, si trasforma in reale. Come dicevo, il quello che andiamo a fare è coprire sostanzialmente l'intero ciclo di vita del prodotto, cioè partendo dal design, dall'ingegnerizzazione, dalla caratteristica, diciamo, dalla caratterizzazione funzionale del prodotto, fino alla parte produttiva, non sempre, ma sempre di più. Quindi questa è un po' la sfida e, e dove vogliamo andare. Okay? Quindi qui ho portato un esempio: una semplice diciamo creare un oggetto di, di design, in particolare sono del, diciamo, una confezione di auricolari. E quindi si parte, no? il progettista parte dal design, parte dal design concettuale, dalla forma. Qui la stampante 3D lo asseconda mettendogli a disposizione la possibilità di stampare velocemente modelli di diverso tipo, magari in un unico materiale, basso costo e, eh, e così via. Poi, pian piano e andando avanti, affino e quindi comincio a sviluppare. Una volta che ho scelto la, diciamo, la forma del mio oggetto, del mio prodotto, vado ad affinarla ancora successivamente. Vado ad esplorare diverse possibilità e anche qui posso, diciamo, molto velocemente esplorare progetti, prototipi completamente diversi da loro: colore, forma, elementi, trasparenze, tutti, come posso dire, elementi che in qualche modo chiaramente stimolano la fantasia del, del designer, per poi arrivare passo successivo, diciamo così, a un prodotto pseudo finale e poi, magari, passo ultimo, è quello di andare direttamente in produzione. L'idea qual è? Dal software, dal mio, dal mio modello diciamo, digitale, schiaccio un bottone e la stampante mi produrrà il prototipo o la parte finale. Quindi, anche qui capite che, che tipo di impatto possa avere una tecnologia di questo genere. Andando avanti, alcuni, alcuni altri esempi, ma qui per, per fare ancora per darvi una diciamo, un'idea delle, delle possibilità di queste, ma anche di altre di altre tecnologie. Quindi, partendo no, dall'1 verso il 4, dalla forma andando sempre di più verso quello che possiamo essere un prodotto o un, o un design di tipo finale, simulando eh, finiture, textures e, e, e via dicendo. Insomma, qui il mio obiettivo è capire, farvi percepire le potenzialità diciamo, dello strumento e della tecnologia. Andando ancora avanti, alcuni altri esempi e, e anche qui perché c'è l'interesse una volta che ho definito una forma posso andare molto velocemente a definire degli elementi complementari, completamente diversi, colorati, trasparenti, quindi chiaramente in tempi molto veloci riesco a produrre che siano diciamo prototipi o sempre di più prodotti finali con delle caratteristiche estremamente diciamo, eh, interessanti e anche eventualmente personalizzate a seconda del, eh, del cliente o del, dell'oggetto che sto andando a progettare barra a, a produrre. Andando avanti Qui dovrei lasciare la parola a <ride> Loreto. Questo è, è, è a Woolmark un progetto che penso sia dello scorso anno. Eh, che ha visto in realtà appunto le, 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 le entità diciamo, che vedete: diciamo, noi, come Statesi, abbiamo messo la tecnologia, Woolmark, il prodotto, il, il materiale di Loandi House, l'intelletto, la creatività, eh, per eh, sviluppare invece dei capi che utilizzano la stampa 3D nel, in, in, alcuni, diciamo, in, in alcune loro parti. Andando ancora avanti. Questi sono altri, altri esempi, poi chiaramente io non sono un esperto, sto, sto cominciando da poco diciamo, a, a conoscere questo, questo, questo mondo. E, e chiaramente sono, da una parte, non, non ho a volte parole da quella che è la creatività e quello che riescono a fare i designer nel, nel mondo della moda ed esprimerlo attraverso una tecnologia così innovativa. Andando avanti, eh, dicevo, perché altri elementi che possono essere interessanti, sempre sul, diciamo, nel connubio stampa 3D e... e... Come si dice e sostenibilità, perché la stampa 3D chiaramente si sposa bene con un concetto on demand, che è un po' anche qui tradizionale. Prima si produceva, si produceva tanto, si produceva per fare magazzino. Oggi con la stampa 3D non è più necessario, produco solo quando ne ho strettamente bisogno. Chiaramente eh, potete pensare che cosa, cosa significa, oppure quale impatto possa avere sulla supply chain tradizionale, cioè tendenzialmente prima cosa, cosa succede? Produco e distribuisco costi di trasporto, inquinamento, navi, cioè, eh, a parte poi problemi di approvvigionamento e così via. Con la stampata D in realtà arrivo, se voglio, sul punto di utilizzo e quindi posso stampare solo dove poi andrò ad utilizzare magari il prodotto. Questo in realtà sta, sta, come posso dire, una, si sta implementando in alcuni attori della supply chain, quei grandi produttori globali che hanno capito bene diciamo, le potenzialità dello strumento e invece che distribuire diciamo, un prodotto finito, distribuiscono eventualmente il file e lo vanno a stampare solo quando hanno una necessità. Uno fra tutti, ad esempio la prossima slide, un esempio diverso però è la Siemens. Siemens diciamo, fa tram, fa treni. Il, la, la loro diciamo, eh, organizzazione che, eh, che si occupa della manutenzione ha sposato queste tecnologie, perché? Perché chiaramente diciamo, fare magazzino, costruire parti da, 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 eh, da mettere da parte ha un costo molto elevato, a volte si deve lavorare ad esempio su tram o terreni di, di parecchi anni fa, magari non ho il magazzino, l'idea di poter costruire il pezzo quando ne ho bisogno chiaramente per loro ha, ha, una, ha un beneficio immediato e, e, e così tanti altri insomma. Andando avanti, come dicevo, il, il tema poi intrinseco della, della stampa TD E perché si sposa bene con il concetto di sostenibilità è perché tendenzialmente uso solo quello che mi serve, non ho sostanzialmente vero spreco. Tra l'altro, diciamo, i nuovi approcci, come dicevo, questo DIFAM, Design for Additive Manufacturing, ha anche una serie di, di. si porta di solito prodotti più leggeri, più snelli, quindi meno costi di trasporto e così via, insomma. Spero di aver dato, anche se facendo riferimento a diverse industrie, un'idea di quelle che sono le caratteristiche di questa tecnologia. Vado avanti con il tema, come dicevo, della customizzazione, forse ancora dalla prossima slide eh, si vede un esempio degli auricolari perché? perché qui chiaramente posso andare a definire precisamente quelle che sono le caratteristiche fisiche dell'oggetto che devo andare a stampare, che possono variare a seconda chiaramente della, della persona che lo devo utilizzare e così mille altri esempi. Vado eh, verso la conclusione per dire che, come dicevo, è, è, un, è un, percorso, un percorso che è iniziato in Casa Stratis in maniera come posso dire, strategica a partire da un anno e mezzo fa, con la, la, la presa sostanzialmente di coscienza e in realtà eh, diciamo, il nuovo CEO ha portato come una delle sue... Eh, come posso dire, iniziative di maggior eh, profondità e di maggior impatto per l'azienda, che è quella proprio di stabilire un team e una serie di processi interni che vadano a, diciamo, ad implementare i concetti della sostenibilità al nostro interno. Eh, Avanti, ecco, questo è, è stato uno dei primi risultati, la creazione di un consorzio che ha l'obiettivo di andare anche qui a stabilire e a promuovere i concetti della sostenibilità nel mondo dell'additive, ci sono alcuni attori, eh, Stratasys è uno di quelli ed è chiaramente uno di quei consorzi che sta, continua a, ad aumentare il numero diciamo, dei soggetti che ne fanno parte perché Perché alla fine deve essere tutta l'industria ad andare in questa direzione, non deve essere solo una strategia o alcuni altri il nostro ruolo è quello di cercare di guidarla e di spingerla in questa direzione dal punto di vista successivo chiaramente anche noi lavoriamo secondo i concetti del ESG diciamo, quindi Environment, Social e, e Governance come lo dicevo è, è un percorso che diciamo, inizia da un livello interno e qui andiamo alla prossima slide molto velocemente per dire che chiaramente anche noi stiamo andando al nostro interno per mappare i processi e capire come rendere no, eh, diciamo, il nostro modo di operare al nostro interno quello di un'economia circolare, quindi capire quali sono le, le cose che possiamo fare, rivedere certe eh, caratteristiche dei materiali, capire tutta una serie di cose che ci rendano più sostenibili eh, al nostro interno. Come dicevo la fase 2, la fase 3 sarà quello poi di andare ad agire ed interagire con il resto dell'ecosistema della supply chain di cui facciamo parte e a livello diciamo, dell'industria. Dell L'ultima slide per dire che anche Abbiamo selezionato quattro aree, diciamo, delle, mi pare 20, anche io non sono un esperto, sicuramente le conoscete molto meglio di, di me, dell'SDG delle, delle, delle Nazioni Unite e anche qui sono stati creati dei team, al, team all'interno di Stratasys che stanno sviluppando piani proprio per andare a lavorare e, e, e a sviluppare diciamo ciascuna di queste aree, dall'innovazione, l'education e così via. insomma. Quindi questo molto velocemente, spero di essere riuscito a dare un'idea. Quindi chiudo la mia presentazione ringraziandovi di quello che è appunto un'idea di quello che è la stampa D e di come questa possa contribuire alla, al tema della sostenibilità. Grazie Enrico, e complimenti perché proprio un anno fa o un anno e mezzo fa con Marina Spadafora facevamo delle domande e quanto è stato fatto relativamente quindi a questo aspetto della sostenibilità, a questo approccio, a questo pensiero verso un mondo diciamo eh, più eh, sostenibile quanto già è stato fatto e quindi oltre a quelli che sono i vantaggi reali che già effettivamente la stampa 3D può dare anche a tutto quello che io intravedo e immagino possa succedere nei prossimi anni. E, eh, Paolo, se tu vuoi fare un intervento oppure vuoi fare un intervento poi a chiusura del, eh, del nostro. Ma magari nostro... solo alcune puntualizzazioni alla fine. Ok, va bene. Allora Grazie. a questo punto introduco Nicola Di Marco Berardino, eh, direttore generale della Bonfactory, eh, che ci illustrerà un po' tutti quelli che sono delle attività, dei percorsi di eh, digitalizzazione eh, finalizzata sia al. Al servizio, ma anche al, al dare ai processi di una manifattura eh, quel, eh, quell'impatto che poi faccia capire ai, ai clienti quanto, eh, quali sono i percorsi diciamo, dei, propri, dei propri prodotti. Perché, ovviamente, come già accennava all'inizio Marina, è importantissimo sapere chi ha fatto, le, chi ha fatto i prodotti come sono stati realizzati, con che certificazioni sono stati eh, portati avanti da parte proprio delle, delle manifatture. Quindi prego Nicola, a te la parola. Allora, buonasera a tutti, eh, grazie di avermi, di avermi invitato, cercherò in qualche maniera di farvi toccare con mano, anche se molto velocemente, quello che si può fare in una manifattura, perché poi abbiamo parlato tanto prima con gli altri ospiti di quali sono i criteri che in qualche maniera devono portarci alla sostenibilità, poi questa sostenibilità va messa in pratica durante l'azione quotidiana della produzione, perché poi è lì dove si fanno i numeri dove si fa in qualche maniera il vero impatto. Quindi partirei con la presentazione, tutto velocemente, andiamo avanti. Quindi, chi è BovFactory? Bon Factory è un'azienda che nasce più di 35 anni fa con l'obiettivo di trovare nuove idee e offrire soluzioni innovative per l'industria della moda. Quindi amiamo come dire, chiamarci manifattura tecnologica, andando un attimino a fondere due aspetti eh, che riteniamo fondamentali. Da un lato l'artigianalità, il saper fare che rappresenta in qualche maniera un valore aggiunto importante per il mondo della moda e del design. Nello specifico dall'altra l'innovazione, la tecnologia, quindi eh, traslare tecnologie magari più mature in altri, in altri contesti, in altri settori e portarla eh, nel mondo della moda, nel mondo del design. Abbiamo parlato di tecnologie. Le tecnologie sono il vero driver che, in qualche maniera, eh, come dire, caratterizza il nostro fare quotidiano. Qui potete trovare qualche esempio che va dal laser al 3D alla stampa 2D cosa sono le tecnologie sono quel modo per rendere più nobili in qualche maniera i tessuti e fare in modo di poter lasciare eh, massima libertà di espressione al designer al creativo grazie a queste tecnologie è possibile mettere a terra in qualche maniera eh, eh, qualcosa di unico e Permette di essere l'anello di congiunzione tra il mondo dell'innovazione tecnologica e la creatività. La sostenibilità, ne abbiamo parlato fino ad adesso, diventa sul mercato un driver sempre più importante. Quindi anche nell'economia reale, anche nella manifattura, anche dove in qualche maniera si fa l'hardware, no? cioè dove si, si costruiscono materialmente le cose, la sostenibilità diventa. Un aspetto essenziale e per noi, per la nostra azienda, rappresenta, diciamo, uno degli aspetti fondamentali da rispettare: rispetto per le risorse materiali, ma rispetto prima di tutto per il patrimonio umano e del territorio. E quindi abbiamo detto: come possiamo mettere a terra questa strategia, questa sostenibilità? Attraverso quattro pillar, noi ci siamo inventati questi quattro pillar e li abbiamo messi in fila: responsabilità certificata, cultura come enabler tecnologia convertita in azioni e trasparenza e fiducia. Vediamo il primo, responsabilità certificata, l'importanza della certificazione della responsabilità, perché altrimenti rischiamo di fare no, quelle azioni che dicevamo prima in cui diciamo di fare una cosa, poi però in realtà non la facciamo, quindi prendiamo un giro in qualche maniera il nostro cliente, il nostro consumatore finale. Allora avere la certificazione del lavoro che si fa, quindi essere diciamo in qualche maniera auditati dall'esterno e poter dimostrare verso l'esterno che le cose che diciamo di fare effettivamente le mettiamo in pratica rappresenta un aspetto fondamentale quindi tutti quei numeretti no? ISO 14000 ISO 9000, ISO 8000 ISO 45000 sono solo degli esempi di tutte le certificazioni rappresentano però il fatto che ci mettiamo in gioco e questo mettersi in gioco lo facciamo certificare. Ritengo che questo sia un aspetto essenziale del mondo del tessile in particolare, che è molto più indietro rispetto a tanti altri settori in cui queste certificazioni sono molto più mature. Quindi il fatto di poter uh, far vedere al proprio cliente, quindi dimostrare al proprio cliente che si seguono determinati canoni, uh, secondo noi, è un aspetto importante della sostenibilità. Andiamo avanti. Secondo pillar, la cultura come enabler. La cultura aziendale rappresenta quello che fai tutte le mattine quando ti alzi e cominci a lavorare. Se la cultura della sostenibilità non è calata all'interno dell'organizzazione, non è calata sulle persone che ogni giorno fanno le cose, rimangono soltanto discorsi sterili. Quindi abbiamo cercato di dare come dire, il massimo della penetrazione all'interno dell'organizzazione commerciale, all'organizzazione dell aziendale, a partire dalla cima, quindi dalla direzione, fino a tutti gli operatori aziendali. Facendo che cosa? Cercando di implementare alcune come dire, eh, iniziative sicuramente molto mirate alla formazione, perché il primo modo per far crescere la cultura aziendale è quella della formazione, quindi i percorsi formativi. Per la selezione delle materie prime, per spingere la leadership femminile, eh, sui modelli di business circolari, sulla gestione dei rifiuti e quant'altro, e poi sulla partecipazione, cioè fare delle challenge che permettano a tutti di esprimere quali possono essere le idee per migliorare dal punto di vista della sostenibilità il nostro fare quotidiano. E, eh, pensiamo che eh, i Bonfactory, che senza questa partecipazione, senza questo calare, la cultura della sostenibilità veramente a tutti gli operatori in realtà la sostenibilità diventa una parola vuota che poi non trova eh, giornalmente eh, modo di esprimersi. Andiamo avanti. Terzo pillar, le azioni concrete grazie alla tecnologia. Abbiamo detto prima, facile parlare di sostenibilità. Ma poi bisogna applicarla giornalmente. Per poterlo applicare giornalmente c'è bisogno che tutti i processi aziendali siano allineati alla sostenibilità. E per fare questo ci viene incontro la tecnologia. Abbiamo parlato prima di prototipia digitale, quindi della capacità di evitare di costruire prototipi o campioni eh, soltanto per vedere un concept e quindi poterlo fare direttamente digitalmente. Abbiamo parlato prima della stampa 3D, quindi della capacità di poter in qualche maniera costruire molto velocemente e, e quindi essendo poco impattanti dal punto di vista dell'uso dei materiali eh, attraverso la stampa 3D. L'altro aspetto fondamentale è quello che rientra all'interno della sigla generica dell'Industria 4.0. Che cosa significa? Significa digitalizzare i propri processi aziendali, significa interconnettere e far cooperare. Le varie risorse produttive. Quindi immaginate una fabbrica in cui materialmente si fanno le cose pratiche, in cui ci sono macchine e persone che sono però interconnesse, cioè in cui le informazioni girano tra le macchine e le persone, tra macchine e macchine, in modo che si possa tenere sotto controllo il processo. Questo tenere sotto controllo il processo ci permette di monitorare tutta la vita del prodotto, ci permette di fare delle analisi di acquisto consumo e quindi di ottimizzare. Sia da un punto di vista economico, perché poi questi processi impattano pesantemente anche sull'efficienza, quindi sulla capacità che ha l'impresa di stare sul mercato, ma dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della sostenibilità, ci permettono di evitare sprechi, di evitare sovrapposizioni, di evitare avere situazioni, eh, come dire, che altrimenti potrebbero eh, comportare eh, l'uso di risorse eccessive. Quindi questa interconnessione dei processi, questa digitalizzazione è uno dei modi fondamentali con cui poter tenere sotto controllo processi che cambiano continuamente, perché poi sappiamo che all'interno del mondo della moda eh, ogni tre mesi cambia il mondo, ogni tre mesi devi fare una cosa diversa, quindi se hai la capacità attraverso un processo digitale che ti permette in qualche maniera di riprendere il know-how che hai accumulato prima, di rimetterlo a terra, di costruire qualcosa di nuovo senza dover ricominciare a rifare cose pratiche, eccetera, ti permette in qualche maniera di ottimizzare e quindi di raggiungere anche l'aspetto della, della sostenibilità. Quarto e ultimo pillar, ma anche questo estremamente importante, è quello della trasparenza e della fiducia. L'industria tessile purtroppo sia quella, diciamo, del fariste, quindi quella molto lontana da noi, ma purtroppo anche quella in Italia, spesso in realtà, non rispetta quelli che sono i canoni minimi. Del vivere sociale, quindi delle condizioni di lavoro piuttosto che delle condizioni di salario, eccetera. Quindi ci sono, in questo mondo, purtroppo, spesso tante aziende che trovano scorciatoie. Quindi, per voler pagare di meno, per in qualche maniera non dare il giusto valore al lavoro che viene fatto, vanno ad infilarsi in situazioni in cui i produttori non rispettano quelle che sono le condizioni etiche del lavoro. Questo ritengo che sia il male peggiore che in qualche maniera affligge il nostro mondo produttivo, soprattutto per il di abbigliamento, ed è qualcosa che va assolutamente sanato. E per sanarlo c'è bisogno, ancora una volta, di poter dimostrare che quello che fai, lo fai rispettando le norme, facendo in modo che le persone che lavorano abbiano il giusto riconoscimento. Per cui, quando insomma ci è stato proposto questo progetto di blockchain, abbiamo aderito da subito, siamo delle aziende, che ha diciamo in qualche maniera investito nello sviluppo di questa tecnologia, eh, una tecnologia che ovviamente si sta uh, in qualche maniera uh, sviluppando a livello mondiale, ma che anche nel nostro piccolo, la nostra sede produttiva è in Abruzzo, si sta sviluppando all'interno, diciamo, delle, delle aziende abruzzesi e permette di uh, tracciare la nostra filiera. Tracciare la filiera significa che dai dimostrazione di tutti i passi positivi che hai fatto, che dai dimostrazione di tutti gli attori che hai coinvolto nella tua filiera e che quindi non puoi prendere scocciatoie e che quindi rispetti tutte le cose che dici di fare e si può andare a vedere capo su capo se effettivamente quel capo ha fatto quel determinato, determinato traffico. Questo permette di essere trasparenti verso il mercato, di conquistare quindi la fiducia dei clienti perché si, in qualche maniera gli si dimostra. Il valore che si dà a capo è fatto attraverso una serie di passaggi tracciati e di passaggi necessari. E questo quindi permette in qualche maniera di fare in modo che eh, piano piano si mettano all'angolo eh, chi vuole invece trovare scorciatoie non rispettando quella che è la legislazione, non rispettando quella che è la sostenibilità etica e sociale. Quindi per chiudere molto velocemente la trasformazione digitale. È fondamentale anche nei processi industriali che sono in continua evoluzione. Come manifattura italiana vogliamo essere un esempio e dire che siamo pronti a questo cambiamento, quindi che ridurre la moda è in movimento: un movimento che parte dall'innovazione e arriva alla sostenibilità, però, per farlo c'è bisogno che tutti insieme ci mettiamo come dire seriamente a risolvere i problemi di filiera. E per tornare a quello che diceva la stessa Spadafora all'inizio, è fondamentale che il valore poi rimanga nella giusta maniera lungo tutti i punti della filiera produttiva, per fare questo, perché così ognuno può fare gli investimenti necessari che sono necessari per poter fare le cose come si deve e per poter quindi in qualche maniera rispettare il processo uh, etico che è alla base di ogni produzione. Grazie Nicola, grazie anche per la, per la velocità di rappresentazione. Quindi eh, mi sento di dire che eh, coinvolgeremo tutti i partner eh, proprio nella realizzazione di prodotti concreti di diversa tipologia e che sono dei prodotti quanto più possibile. Eh, sostenibili con i metodi, le tecnologie e gli strumenti che sono oggi a disposizione. Quindi inviterò tutti ad una nuova tavola rotonda, più che una tavola rotonda, ad una presentazione diciamo, del progetto e a quelli che poi saranno i risultati. Eh, non siamo un po' eh, andati lunghi, ma volentieri, visto gli argomenti e i temi, lascio la parola a, a Paolo Ricotti per le conclusioni. Ma più che... Più che conclusioni eh, mi piacerà parlare di valore, perché è appena stato accennato da Nicola, ma in realtà l'abbiamo visto in tutte le presentazioni. In realtà il tema è collegato all'economia all sostenibile, alle tecnologie digitali, ma in realtà il problema è, è in collegato alla nozione di valore, cioè come la sostenibilità... È in grado di creare valore. L'abbiamo visto più o meno in tutte le rappresentazioni. Per esempio, in quel bellissimo caso di circolarità della lana, non so se avete notato, ma al di là delle tematiche tipiche della circolarità, si è parlato soprattutto di valore della, 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 della fibra, no? nella sua flessibilità d'uso, nelle sue caratteristiche esclusive e differenziate, sono proprio quegli elementi al di là del tema della sostenibilità che è in grado di creare valore al tema della sostenibilità. Ma l'abbiamo visto anche nella presentazione del 3D, per esempio, delle, delle tecnologie 3D, quando si è parlato di test di mercato. Ma cacchio, ma questo è un elemento fondamentale, non solo per la definizione della limitazione del rischio gestionale o della riduzione degli stock ma anche per una corretta politica di prezzo che va nella direzione del eh, valore aggiunto. Ma l'abbiamo visto anche nella primissima presentazione di Marina, quando si parlava di, per esempio, creazione di business nella piccola e media impresa, che è il punto nevralgico da dove nascono le idee, come i principi naturali ci insegnano, tutto parte dal piccolo e parte in una logica di collaborazione. Parliamo quindi di collaborazione tra grandi paesi, manufatturieri, ma anche di piccoli paesi in via di sviluppo che possono dare un grande contributo allo sviluppo dell'economia dei singoli paesi in una logica di creazione di valore e ripartizione del valore, come è appena stato detto, lungo tutta la filiera produttiva. Mi è piaciuto anche, eh, faccio solo dei flash, eh, quando nell'analisi nell della stampa 3D eh, il, il tema controverso dell'applicazione dei cosiddetti obiettivi ONU o degli SG, no? che spesso e volentieri sono utilizzate dall'impresa solo come elementi formali di rappresentazione di un tema collegato alla sostenibilità. Abbiamo invece visto come questi temi sono stati trattati da quell'impresa non come semplice rappresentazione estetica della sostenibilità. Ma con precisi gruppi di lavoro, con precisi project leader dedicati ai singoli obiettivi ONU. Questo è il modo di trattare quegli elementi, se no diventa aria fritta, tutti lo usano e tutti li sventolano per farsi belli di fronte agli altri. Quindi quello che è importante eh, dire su questo argomento è che tutto deve essere fatto in armonia, avendo però attenzione alla massima semplificazione, cioè non bisogna complicare le cose, bisogna sempre cercare i sistemi più semplici e più produttivi e efficaci perché questo processo possa avvenire. E qui permettetemi in conclusione di dire che la mia fondazione, che esiste da 19 anni su questi temi, ha proprio questo come obiettivo, quello di isolare gli strumenti, le metodologie applicative di gestione, che non sono quelle tecnologiche applicate ad ogni singola impresa. Ma vertono proprio sulla cultura d'impresa, sulla strategia competitiva, strategia competitiva che deve portare valore, differenziazione esclusività. E qui mi fermerei perché non voglio portare via altro tempo a questo bellissimo incontro che, in cui abbiamo parlato appunto dell'evoluzione delle tecnologie in questo straordinario settore che è la moda. Grazie Paolo. Ringrazio tutti gli ospiti presenti e gli ospiti che sono connessi, ringrazio i relatori e alla prossima! La registrazione potete vederla sul sito di The House. Arrivederci a tutti.